Oggi qui al cantiere delle antiche navi di Pisa, quale futuro per questo cantiere e per il suo possibile inserimento nei siti dell'UNESCO? Ma innanzitutto ringrazio il presidente della provincia di Pisa, l'amico Andrea Pieroni, per aver voluto questo incontro a cui ho partecipato proprio con l'intenzione di verificare un percorso per arrivare alla più ambita dei riconoscimenti culturali mondiali, che sarebbe la possibile iscrizione nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Io credo che ci siano tutti i presupposti, si tratta di un'area archeologica di sedime portuale che ha evidenziato dei reperti che si snodano nell'arco di svariati secoli a partire dall'epoca antecristo e quindi un unicum nel suo genere. La questione è di andare a verificare l'area portuale proprio nella sua essenza di bene immobile, di struttura, cioè dire destinata al ricovero di barche nel tempo in cui questo è avvenuto. Quindi nel convegno che è stato organizzato dalla provincia di Pisa nella giornata di domani verificheremo i percorsi anche tecnico-operativi per poter arrivare ad avviare questa pratica che ha una sua problematicità ma che credo abbia un obiettivo ambizioso e meritevole di essere perseguito. Presidente, insomma, bisogna avviare una riflessione su come mantenere questo sito, se si vuole, il riconoscimento UNESCO, quindi anche una questione finanziaria, economica. Beh, sicuramente l'aspetto economico-finanziario ha un rilievo importante. Intanto, insomma, la buona notizia è che ripartiranno fra qualche mese in estate i lavori del cantiere, quindi c'è un finanziamento di 2 milioni di euro che consentirà appunto la ripresa dei lavori e il fatto di riportare alla luce anche i reperti che attualmente sono ancora nel sito. E poi ovviamente si pone la prospettiva di una gestione adeguata rispetto alla quale ovviamente c'è un percorso da condividere col Ministero, con gli enti locali, un percorso che ci vede tutti ovviamente protagonisti, attivi perché abbiamo un patrimonio, un sito unico al mondo e dobbiamo essere in grado di valorizzarlo, innanzitutto per il rilievo e l'importanza storica e culturale, poi ovviamente anche come riflesso di circuiti anche turistici che possono integrare anche i valori già rilevantissimi della nostra città e del nostro territorio. Quindi è un lavoro impegnativo che necessita ovviamente della concomitanza e dell'apporto di tutti i soggetti pubblici e istituzionali, ma direi anche di privati, perché io credo che debba essere esplorata e considerata anche questa ipotesi, stante anche le difficoltà finanziarie in cui si dibattono non solo gli enti locali, ma anche gli enti ministeriali. Questo legno ha un volume pari all'originale, ma un contenuto d'acqua del 60%. Quindi noi dobbiamo sostituire l'acqua con qualcos'altro, in modo che quando si asciuga non si ritira. Questo è l'unico ponte di una nave sopravvissuta al mondo, praticamente, di età romana. La prova che il sistema di restauro che utilizzavamo era vincente. Questo è il punto. Questo è il ponte. 2 milioni in arrivo per il cantiere, che cosa permetteranno di fare? 2 milioni arrivati innanzitutto permettono di avviare una gara che licenzieremo domani stesso, penso, per le attività di scavo e di restauro, per il completamento degli scavi nella buca del cantiere e il restauro di gran parte delle imbarcazioni in modo da poterle esporre quanto prima nel museo che la consorella sovrintendenza dei monumenti sta restaurando.